Trump's the motherfucker. Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con un nuovo episodio della carriera allenatore. E innanzitutto vi devo chiedere scusa perché senza farla apposta ho tagliato due partite, magari vi metto solo i risultati. E adesso siamo in live ovviamente, e grazie alla Canon che ovviamente ho settato tutte le impostazioni, grazie a Dexter. Quindi io le ringrazio vivamente di cuore, quindi vabbè, poi lo sapete anche voi raga che è un fenomeno. Io lo ringrazio comunque qua adesso. Comunque andiamo avanti, siamo quarti in classifica dopo le altre partite che ho fatto, ma poi vi metterò i risultati magari. E andiamo subito avanti, siamo contro il Verona, andiamo subito avanti. Ecco, questa è la mia squadra, ovviamente si sta avvicinando il mercato, faccio magari uno o due partite, poi il mercato ce lo godiamo tutti insieme. Vi ricordo che siamo al secondo anno, quindi consigliatemi voi giocatori che dal secondo anno comunque diventeranno fenomeni, che sono fortissimi. Eccoci ragazzi, si parte subito con Dybala e Mupei. Fallo. Allora da qui Dybala, vediamo se segno con Dybala. Eccolo. Ma che gol mi sono mangiato, un gol incredibile era. Mupei vede il taglio di Dybala. Dybala è velocissimo, ci arriva Dybala. Dybala, e arriva l'1-0 Palermo, un super Dybala. Dybala lo fa anche lui quando segna, fa Dybala. 1-0 ragazzi, un golasso di Dybala, fatelo anche voi, mi raccomando. Bala. Mettiamo la hic. Paolo Dybala, 1-0. Un ottimo Bamba, però la riperde, tesoro in mezzo. Rakic, Musa. Accelera il nigeriano. Musa. Il taglio di Mupei ed è tutto regolare. Mupei! Un golasso, direi. Riguardiamolo perché non so come cavolo ho fatto a tirar così, raga. Cioè, ha tirato una traiettoria stranissima. 2-0 comunque Palermo. Siamo a Verona e vinciamo già 2-0. Voglio vedere un attimino la traiettoria, raga. Sembra stranissima. Guardate lì. Boom. Strepitoso. Mupei. Parte la sassata. Rafael. Questa era sotto il 7. Attenzione alla... mezzo, mamma mia, le ali l'ha vista così, l'ha vista. Attenzione a Gnoita, lob, Jankovic. Ha fatto gol Jankovic. Verona 1, Palermo 2. Bosco Jankovic. Allarga per Mupei a giro. Arriva un golasso raga, Mupei. Strepitoso, ma che gol ha fatto? Un milione di like solo per suo gol, raga. Guardate lì, apertura strepitosa di Hakè, poi sotto il set, proprio sotto la ragnatela. 10 gol in Serie A, 85esimo, 4-1 Palermo. Sena Gomez. Apertura per Balotelli. Leali mi ha fatto una mezza papera, però c'è fuori gioco.
Quindi 4-1 non è gol. O non ci arriva che Dybala. Accelera Dybala, Paolo Dybala, Paolo Dybala, Paolo Dybala, Paolo Dybala, Paolo Dybala, 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 facciamo il gol da stronzi, eccolo là. Dybala! Era giusto per fare il gol da stronzi. Verona 1, Palermo 5, partita era già chiusa da un bel pezzo, ma era giusto per far gol anche Dybala. Vediamo quanti gol ha fatto lui. 12 gol in Serie A, strepitoso Dybala. Verona 1, Palermo 5. Davvero una super partita all'insegna di Dybala e Mupei, strepitosi tutte e due. Ho fatto 11 tiri, Verona ne ha fatti 5 e solo un gol. Da Dadino è tutto per questa partita. Ecco questi gli altri risultati. Pensavate che era finita, invece no. Questi gli altri risultati. Vediamo cosa ci dice l'ufficio. Rischio di perdere i giocatori, ma vediamo subito chi sono. Labrin possiamo anche perderlo, guarda. Anzi, giusto perché non ti voglio perdere, ti voglio proprio mandare via, poi ti vendo proprio. Ok raga, avanziamo. E avanziamo quindi. Contratto rifiutato, mamma mia, ma sei una pippa, vuoi pure i soldi? Vabbè, avanziamo, siamo... Ai 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 ragazzi, siamo arrivati al mercato. Allora, facciamo fino magari al 10 dicembre, poi ovviamente lo voglio fare tutto con voi, quindi non vi voglio lasciare sulle spine perché voglio viverlo con voi il mercato. Quindi vi metterò un bel po' di pezzo della prima partita ovviamente, e tutto il mercato lo voglio godere con voi, quindi attenzione, la Roma vincerà lo scudetto mi sa quest'anno. Allora, andiamo i trasferimenti, andiamo subito, anzi facciamo così raga, vediamo chi ci consigliano qua, perché io non ho mai guardato sinceramente, ho sempre fatto di testa mia, ho sempre comprato quelli che mi avete detto voi più che altro. Intanto vedo sto qua che belga, che non è male, già vedo le statistiche, mi sembra ottimo. Bombo, poi Alvarez, ATT, facciamo un po' di confronti. Questo qui gioca nell'Atalanta, si chiama Magni, non è male neanche lui. 85 cos'è? Resiste, cioè, statistiche strepitose. Sicuramente, vediamo quanto. Non c'è neanche il. Vabbè, Benito Raman, anche lui è 1,72. Statistiche della Madonna, belga anche lui, raga. Questo quanto era alto? 1,76. Tutti bassi comunque. Cioè, per me sono bassi. Allora. Comunque degli ATT strepitosi qua mi consigliano, magari ne prendiamo poi qualcuno. Guarda questo, 1,81 c'ha delle statistiche, velocità scatto 91. Se l'unica pecca è un po' il tiro che c'ha 64-74, ma per il resto c'è 98 di velocità scatto. No, io lo voglio. Allora, contatta per acquistare, cioè, tanto ve l'ho detto, la prima sessione la voglio fare con voi. Cioè, adesso questa la faccio così. Sicuramente 2 milioni non verrà sicuramente, questo verrà come minimo mezzo milione. Andiamo subito avanti raga, voglio vedere subitissimo cosa ci dicono per la prima giornata. Andiamo subito alla prima e stoppiamo subito perché voglio farlo con voi il mercato. Non voglio andare al sodo. Richiesta per... fammi vedere chi è perché non mi ricordo. Difensore centrale 5 milioni. Per Lukaku 2 milioni. Non male, quasi quasi lo compro perché terzini sinistri non è che... cioè i terzini sono buoni. Non male neanche lui. Allora, oh raga, su questo CDC chiedono 600.000 euro. Se lo aggiungo. Offerta di mercato, andiamo a vedere solo questa offerta. Offerta per Musa, cioè io l'ho comprato adesso Musa. L'ho pagato sui 6 milioni mi pare. Già me ne offrono 7. Io voglio fare una pazzia. Lo volete? 25 milioni ragazzi. Ovviamente non lo venderò mai. Oh, un'altra, l'Everton, oh 27 perché è l'Everton, sono più soldi, sono più ricchi. Ancora Dybala non lo do neanche, guarda, Dybala neanche se pagate oro, guarda, neanche se... Allora, Dybala, se volete Dybala dovete sborsarmi minimo 60 milioni, 60, avete capito? 60 milioni per Dybala. Comunque, ragazzi, questo episodio lo concludiamo così. Io salvo,
il mercato lo voglio fare con voi, datene tutto, spaccate il like, iscrivetevi perché sennò siete game over, datene tutto e bella.